come si paga una multa. Questo è l'avviso che ci viene lasciato sul parabrezza. Nel retro ci sono delle istruzioni che adesso andremo a seguire. Quindi come si paga online? Innanzitutto guardiamo che c'è l'indirizzo da dover digitare sul nostro programma di navigazione. https://sanbenedettodeltronto.comune.plugandpay.it. Si apre il sito, accedi, dobbiamo cliccare su accedi e poi su pagamento spontaneo. A questo punto su avviso di accertamento. Qui andiamo ad inserire i dati del pagamento per il servizio avviso di accertamento violazione codice della strada, il numero della targa e poi il numero dell'avviso che troviamo in alto a destra. Ma attenzione che in coda al numero dell'avviso dobbiamo aggiungere le ultime due cifre dell'anno in corso. Poi andiamo a guardare qual è la data del verbale in alto a sinistra, in questo caso 13 agosto 2022, e poi andiamo ad inserire l'importo se lo paghiamo entro i primi 10 giorni in misura ridotta, entro 15 giorni in misura ridotta del 30%, quindi 29,4. Quali sono i dati del contribuente debitore verso la pubblica amministrazione? Andiamo ad inserire i nostri dati, proseguiamo, inseriamo la nostra email ed eccoci catapultati sul sito di PagoPA. A questo punto entriamo con l'indirizzo di posta elettronica registrato, andiamo a esaminare e leggere la privacy policy, clicchiamo su accetto la privacy policy e clic su continua, scegliamo il metodo con cui vogliamo pagare, ad esempio carta di credito, inseriamo nome dell'intestatario della carta, il numero di carta di credito e anche la data di scadenza. In questo caso l'operazione in corso, attendere, ecco fatto, l'operazione è stata presa in carico e quindi veniamo rimandati alla schermata finale dove c'è la nostra ricevuta. E questo è la modalità di pagamento online di una sanzione per violazione del codice della strada.